La città che parla è un progetto che coniuga l'innovazione con la profonda tradizione di Castelli. È in pratica un software, un sito internet al quale si potrà accedere attraverso la scansione di un codice QR che sarà posizionato su delle targhe in ceramica che saranno presenti a Castelli. Queste targhe in ceramica, che sono state realizzate dall'Associazione dei Ceramisti, che ringrazio, saranno posizionate in 6 punti di attrazione turistica, quindi in piazza Roma a Castelli, alla chiesa di San Giovanni Battista, alla chiesa di San Rocco, alla chiesa di San Donato, la celeberrima Cappella Sistina della Maiolica, al Museo delle Ceramiche di Castelli e al Liceo Artistico. Praticamente attraverso la scansione di questo QR si accede ad un sito internet dove è possibile avere sia le informazioni in italiano e in inglese dei siti turistici davanti a quale ci si trova, ma anche avere un home page dove è possibile trovare tutte le informazioni su Castelli, quindi la storia della ceramica, i personaggi storici, gli itinerari naturalistici, i piatti tipici e anche una sezione molto simpatica che si chiama Scatta un selfie, dove il turista potrà fare un selfie in un punto caratteristico del nostro borgo e questo selfie rimane in archivio e poi decideremo di premiare il selfie più bello. Quindi è un progetto molto molto bello a cui teniamo tanto, al quale stiamo lavorando ormai da 4 anni, e ci tengo a sottolineare che questo QR è di proprietà del Comune di Castelli, quindi il Comune potrà decidere di utilizzarlo e di veicolarlo in tutti i modi che riterrà più opportuno. Ad esempio abbiamo già suggerito ai nostri ceramisti di poter stampare questo QR sui manufatti in ceramica che realizzano, per far sì che questo software possa veicolare il più possibile e parlare di Castelli e della nostra storia.